Ciao a tutti, come state? Io bene, sto cercando di abituarmi al freddo, anche se non è facile, in questo momento fanno meno 10 gradi. Nel video di oggi ho deciso di mostrarvi un po' a Toronto. Sono stata a Toronto diverse volte ultimamente perché ho affrontato una serratissima ricerca degli appartamenti. Ho avuto l'opportunità di scoprire un po' la città, vedere un po' di quartieri. Toronto è una città piena di tante cose diverse, tanti quartieri completamente diversi tra loro. Qui il mercato immobiliare è veramente pazzo. C'è una richiesta talmente alta di appartamenti a Toronto che gli annunci vanno via con una velocità veramente incredibile. Per farvi capire, gli agenti immobiliari lavorano anche di notte. Un agente immobiliare mi ha risposto all'1:30 di notte, non sto scherzando. Lavorano anche il weekend, il sabato e la domenica. Appena si vede un appartamento, bisogna subito confermare e dire che sì, ok, quindi non è facile fare una scelta, ovviamente. Io ho cercato di risolvere tutto nel giro di una settimana. In 3 giorni ho visto 9 appartamenti. Ho cercato di prendere più appuntamenti possibile perché, comunque, non vivendo a Toronto, come magari chi mi segue già sa, vivo un po' lontano, quindi volevo andare a Toronto in un giorno e vedere più appartamenti possibili nel giro di una giornata, in modo, diciamo, da ottimizzare i tempi. Come funziona qui? Ci sono due possibilità: o ci si rivolge a un agente immobiliare, oppure si va in subaffitto. Rivolgersi a un agente immobiliare è la scelta, diciamo, meno sbattimento. Voi dite all'agente immobiliare di cosa avete bisogno, di che tipo di appartamento, le zone, il massimo che potete spendere, e lui si occuperà di mandarvi gli annunci più adeguati per voi. Allo stesso tempo, però, non è una cosa che possono fare tutti. Si tratta di un affitto che deve durare minimo un anno e bisogna fornire tutta una serie di documenti che è impossibile avere se non si vive in Canada già da un po' di tempo. Infatti, una volta che si decide che si vuole un appartamento, bisogna mandare un'application, un po' una candidatura, come ci si stesse candidando per un lavoro, in cui si allegano tutta una serie di documenti, delle referenze, ovviamente, il credit score, quindi una specie di punteggio di credito, buste paga recenti e una lettera di assunzione che certifica che voi avete un lavoro. Quindi diciamo che sono tutte cose che è impossibile avere se si è appena arrivati in un posto. A quel punto, quando si manda l'application, non è detto che il padrone di casa accetti la vostra candidatura. Perché cosa succede? Se lui ritiene che il vostro stipendio o il vostro punteggio di credito non sia abbastanza alto, potete essere rifiutati. Nel caso voi siate accettati, a quel punto si passa alla firma vera e propria del contratto e bisogna praticamente dare 2 assegni di anticipo al momento della firma e tutti assegni predatati che vanno a coprire tutta la durata dell'affitto. L'alternativa qual è? O Airbnb oppure il subaffitto, che è molto molto diffuso a Toronto. Personalmente ho visto entrambe le cose. Ho visto sia appartamenti con degli agenti immobiliari, sia appartamenti in subaffitto. Dato che io sono un po' disorganizzata, o meglio, la mia mente è un po' disorganizzata e quindi cerco sempre di metterla a bada e di organizzare tutte le mie idee nella maniera più pulita possibile, mi sono creata un file Excel per cercare gli appartamenti, visto che avevo anche così poco tempo, avevo bisogno di avere tutta la situazione, diciamo, chiara e limpida davanti ai miei occhi. Nel caso voi stesse cercando un appartamento a Toronto o in qualsiasi altra città del mondo, magari può tornarvi utile questo file Excel che ho creato. Ve lo allego qui sotto così potete scaricarlo e riempirlo con le vostre informazioni. Perché bisogna tenere conto di tante cose quando si cerca casa a Toronto, ma soprattutto c'è tutta una serie di cose di cui non avevo mai sentito parlare. Una cosa molto divertente è che molti edifici, soprattutto se si parla di grattacieli, hanno la palestra al loro interno, a volte anche la piscina. Questo è un plus che va considerato quando si sta cercando un appartamento. Sapere che nel proprio affitto è incluso l'accesso a una palestra non è male. Molti, anzi la stragrande maggioranza degli edifici, hanno tutti il portierato. Questa è una grande cosa. Ovviamente per una questione di sicurezza, ma soprattutto per una come me che ama comprare su internet, è perfetto perché loro si occupano anche delle, diciamo, di raccogliere tutti i pacchi che arrivano. Ma la cosa più divertente a cui bisogna far caso quando si cerca casa a Toronto è la lavatrice, o meglio lavatrice e asciugatrice, perché vanno sempre di pari passo. Qui troverete sempre l'asciugatrice negli appartamenti. Ovviamente col freddo che fa, nessuno si mette a stendere i panni di fuori. Non è detto che voi abbiate una lavatrice o un'asciugatrice nella vostra casa, nel vostro appartamento. Potrebbe essere che l'edificio abbia un piano in comune dove ci sono delle lavatrici e delle asciugatrici. Quindi dovrete trovarvi a condividere una zona comune dove andare a lavare i vostri vestiti. Esattamente come vediamo magari nei telefilm. Succede veramente. A volte
potrebbe succedere che la lavatrice e l'asciugatrice sono nel seminterrato. Esatto, come mamma ho perso l'aereo. Nell'appartamento dove sto vivendo ora, quindi esattamente dove mi trovo in questo momento, la lavatrice e l'asciugatrice sono nel seminterrato. Ed è buio il seminterrato, quindi ogni volta che scendo giù mi ricordo di Kevin che ha paura di scendere giù e di andare nel seminterrato. Ma non è tutto, perché a volte voi potreste ritrovarvi a pagare per fare la lavatrice. Esistono le cosiddette coin laundry. Sia che voi abitiate in un grattacielo o che vi trovate magari a condividere una casa, magari divisa in vari piani, dove, ma non so, al piano terra vivete voi, al piano sopra vive qualcun altro, e nel seminterrato vive qualcun altro, perché qui vivere in un seminterrato, si chiama basement, è assolutamente normale, ragazzi. Comunque può succedere che voi vi troviate a dover pagare, perché queste lavatrici e queste asciugatrici vanno a monete, si attivano solo con magari una moneta da $2. È una cosa che io non avevo mai sentito. Avere, diciamo, buoni trasporti vicini era indispensabile, e anche avere magari il supermercato più vicino possibile, perché già mi immagino l'immagine di me che vado in giro con la neve, devo camminare magari un quarto d'ora per arrivare al supermercato col freddo e il vento, anzi col mio bellissimo carrellino da vecchia, perché chi mi conosce sa che io amo fare la spesa con il mio carrellino da vecchia. Da quando vivo a Milano, che ho il mio inseparabile carrellino da vecchia, non mi sono portata dietro il mio carrellino da Milano, ne comprerò uno nuovo qui. Però ragazzi, cioè, è il modo più comodo per fare la spesa, parliamone. Cioè, se uno non ha l'automobile, ma come fa? Cioè, uno si deve caricare le buste? Assolutamente no, carrellino tutta la vita. Nel caso qualcuno di voi stesse cercando casa a Toronto, vi lascio anche qui sotto, oltre al file Excel, dei link. I link principali che ho utilizzato per, diciamo, cercare degli annunci, sia annunci per subaffitti, sia annunci pubblicati da agenzie immobiliari. Comunque, ora basta parlare, vi porto a Toronto. Di fermarmi prima in Graffiti Alley, che è un'area della città piena di street art. La palestra era fornita e c'era anche una terrazza con una vista spettacolare. Ah, giusto, non ve l'ho detto, le terrazze sono un plus diffusissimo negli edifici di Toronto. Anche la zona mi ha colpito tantissimo, è vicino King Street West ed è piena di localini e di pub, edifici bassi, veramente veramente carina. Mi ci sono rivista molto in una zona così, purtroppo però lì i trasporti lasciano un po' a desiderare, nel senso che non c'è la metro, c'è solo un tram che qui si chiama streetcar, che collega, diciamo, la zona con il centro della città. L'appartamento era veramente molto piccolo, nel senso che io ero in cerca di un monolocale, però in questo caso
non c'era nemmeno lo spazio per mettere un tavolo dove mangiare. Il letto era un Murphy bed, cioè uno di quei letti a comparsa che si ribaltano dall'alto. In compenso però c'era il divano. Ho notato che qui nei monolocali si trova molto più spesso il divano del tavolo. Forse, non so, le persone mangiano direttamente sul divano. E molto spesso si trova questo Murphy bed. Non capisco perché non viene utilizzato il divano letto, che unisce le due cose e permette di risparmiare tantissimo spazio. Io ero in cerca di un appartamento già arredato, essendo comunque almeno per ora di passaggio, ma questo purtroppo ha ristretto di molto il mio campo di ricerca, perché ho notato che qui le case vengono affittate molto più frequentemente non arredate. Comunque sono rimasta molto soddisfatta da questo primo appartamento, anche se c'erano dei punti un po' deboli, ad esempio il fatto che il supermercato non fosse così vicino. Diciamo che ho ripensato all'immagine di me stessa che cammino nella neve col carrellino e ho fatto due conti. Va detto che Toronto non è per niente una città economica, soprattutto per gli affitti. Per farvi un'idea, questo appartamento, che era comunque molto molto piccolo, non più di 25 metri quadri credo, forse anche meno, e non era neanche in centro, veniva a 1100 euro al mese. Ed è stato lì che ho capito veramente che per avere un appartamento che fosse un minimo confortevole avrei speso molto di più di quanto mi sarei aspettata. Il secondo appartamento non era molto lontano dal primo, si trovava in un quartiere che si chiama Liberty Village. Anche qui purtroppo non ho potuto firmare l'interno della casa. Questo è l'edificio e questa è l'entrata del palazzo. Era veramente bellissimo all'interno, modernissimo, luminoso, molto alternativo devo dire, c'era anche una galleria d'arte nella hall del palazzo. Si percepiva che ero finita in un quartiere diciamo un po' hipster, ecco. Qui per la prima volta ho notato anche che negli edifici di Toronto, soprattutto nei nuovi edifici, nelle nuove costruzioni, per entrare si utilizza una specie di chiave elettronica, cosiddetta key fob, che apre l'accesso solo a chi è registrato nel palazzo. L'appartamento era molto carino, aveva anche il balcone, quindi ottimo, però anche in questo caso non c'era assolutamente spazio per mettere un tavolo e nemmeno per il divano questa volta, quindi si passava al livello successivo, si mangia sul letto, che era un Murphy bed. Il prezzo era identico all'appartamento precedente, quindi ero un po' titubante. Liberty Village mi è piaciuto veramente tantissimo, con questo stile un po' post-industriale, tutte queste boutique, mi ha veramente colpito, ha un'atmosfera rilassata. Sembra un po' un mini paese a sé. Non è ben servito dai trasporti. Mi sono veramente innamorata di questo quartiere, però poi ho cercato di razionalizzare, di pensare come sarebbe stata la vita di tutti i giorni lì e ho capito che forse non era il massimo della praticità. Per me infatti era molto importante trovare un punto della città da cui si potesse raggiungere poi tutto il resto in maniera abbastanza veloce. Questo perché prima di tutto ancora non so in quale zona della città finirò a lavorare e poi mi piacerebbe esplorare la città il più possibile. Va detto che purtroppo i trasporti a Toronto non sono estesi quanto dovrebbero. Se pensavate che la mappa della metro di Roma facesse ridere perché sono due linee a X con dei piccoli prolungamenti, non avete mai visto la mappa della metro di Toronto. Sono due linee a U con dei piccoli prolungamenti. E la città è enorme. Il terzo appartamento che ho visto si trovava vicino Yonge Street. L'edificio era questo, molto alto, e l'appartamento che ho visto si trovava al 31° piano. Magnifico. L'appartamento era molto grande, c'era una camera spaziosa, una cucina, un soggiorno grande, anche più di quanto mi servisse in realtà. Il prezzo era identico agli altri, però in questo caso gli spazi erano il doppio, se non il triplo. In questo caso però purtroppo niente lavatrice e asciugatrice nell'appartamento, ma coin laundry, quindi a pagamento, nella sala comune al quarto piano. L'appartamento non mi ha colpito particolarmente, l'arredamento non mi ha colpito, però va detto che la vista era veramente mozzafiato. Vi immaginate ogni mattina svegliarsi vedendo questo? Magnifico. Devo dire che la zona mi ha trasmesso una sensazione particolare. È piena di negozi, piena di locali, luci, però
mi è sembrata non sicura. Ho visto un po' di movimenti strani. In quel momento ho capito che Toronto è una città particolare, o meglio, forse in Nord America le città sono diverse rispetto all'Europa. Non importa se sei in centro o in una strada super frequentata, conta più la singola via o l'isolato in cui ti trovi. Inoltre le cose possono cambiare drasticamente da via a via o da isolato a isolato. Una via può essere totalmente tranquilla e sicura, basta andare un isolato più in là e cambia tutto. Toronto è un po' una città che va a macchia d'olio, non è tanto la vicinanza o la lontananza dal centro che conta, ma più le singole zone o i singoli isolati. Yonge Street però va detto che fa molto big city perché è piena di luci, negozi e ristoranti. Poi ho visto altri tre appartamenti. I primi due erano uno in Wellesley Street e uno in Bay Street. Diciamo che anche qui la zona non mi ha convinta moltissimo. Forse è un po' troppo caotica. Non posso farvi vedere gli appartamenti perché ero con un agente. Entrambi erano due bilocali, quindi un po' più costosi. C'è da dire però che l'appartamento in Bay Street aveva delle facilities assurde, c'era la piscina, c'era una palestra enorme, c'era anche un cinema privato, però sapevo che mi dovevo concentrare più sulla sensazione che mi dava il quartiere, mi dava l'appartamento e non lasciarmi tentare da queste cose bellissime. Il terzo appartamento che ho visto si trovava in una delle zone veramente più fighe di Toronto, che si chiama l'Entertainment District. È un po' un misto, ci sono grattacieli, ci sono edifici bassi, ci sono tanti localini, un misto che mi ha fatto un po' subito impazzire. Il palazzo si trovava in Peter Street e l'appartamento era al decimo piano. Anche questo appartamento però purtroppo era molto piccolo, non c'era spazio per il tavolo, non c'era spazio per il divano e il letto era sempre a comparsa. L'arredamento però era molto bello, molto minimale, pulito come piace a me e tutto era nuovo di zecca. Anche il palazzo era modernissimo e aveva delle facilities veramente impressionanti. La metro era a 10 minuti a piedi, però va detto che c'era un po' uno scarseggiare di supermercati, nel senso che nelle vicinanze c'erano solo piccoli mini market. Il terzo giorno ho avuto una bellissima avventura in quel di Bloor-Dey Village. Volevo provare a spingermi fuori dal centro e vedere cosa mi potesse offrire un appartamento in quella zona che costava la metà rispetto ai precedenti e che comunque era collegato con la metro. Qui ovviamente il paesaggio cambia completamente, il quartiere è molto residenziale, con tutte queste piccole casettine un po' underground, anche un po' sgangherate in dei momenti. L'appartamento era un seminterrato e non era per niente male all'interno, era anche molto grande. Non ho potuto riprendere l'interno, ma una cosa degna di nota era l'oscurità che regnava nel quartiere. Era veramente buio. Ancora più divertente era la via d'accesso all'entrata per questo appartamento. Una specie di fessurina strettissima che, non so, qui il mio carrellino non ci passa, non ci passano nemmeno le valigie. Anche qui la lavatrice e l'asciugatrice si attivavano con delle monete ed erano da condividere con il padrone di casa che abitava al piano superiore. Dopodiché è stata la volta dell'ultimo appartamento che ho visto. Sono tornata verso il centro, per la precisione vicino Church Street. Il palazzo mi ha subito fatto una bella impressione da fuori e anche la hall era molto elegante. Sono stata un po' lì ad osservare le persone che entravano nel palazzo e anche in questo caso l'accesso avveniva con chiave elettronica. Il prezzo era alto, il più alto di tutti, quindi le mie aspettative erano alte. E devo dire che sono state tutte soddisfatte. Finalmente c'era tutto l'occorrente nello spazio di un monolocale. Divano, tavolo e letto. Non appena sono entrata, la sensazione che ho avuto è stata quella di casa, una sensazione comunque accogliente. Sarà forse perché c'era un bellissimo gatto nero pronto ad accogliermi, che avrei voluto fosse incluso nell'affitto. La vista anche non era male dall'ottavo piano. Incluse nell'affitto c'erano anche una piccola palestra, una sauna e una terrazza. La zona mi è sembrata abbastanza tranquilla, un misto tra grattacieli ed edifici un po' più bassi. Ho subito controllato com'era la situazione trasporti, servizi, la metro era veramente a due passi, la streetcar uguale, praticamente sotto casa. Inoltre c'era anche molto vicino un supermercato aperto 24 ore su 24. Certo, però l'affitto era veramente molto costoso. Che dite? Quale sarà l'appartamento giusto per me? Avrei potuto continuare a cercare per altre settimane e settimane, ma non volevo prolungare troppo la ricerca. Alla fine ho fatto una scelta e molto presto mi trasferirò. Quindi a breve vi farò vedere quale sarà
la mia casa per i prossimi almeno 6 mesi. E non vedo l'ora. Grazie per aver guardato questo video e a presto! But you're spending the night with me.